ringrazio molto l'orchestra Falcone Borsellino, qui alla Dramma da parecchi anni, dal 2011, la scuola ha appoggiato moltissimi ragazzi. Attualmente questo è uno dei punti più forti di tutta la città di Siviglia, perché noi abbiamo avuto tempi anche a Catania, stiamo per aprire uno a Paternò, insomma, ma questo è stato uno dei più significativi, perché in questo territorio esistono dei grandi talenti, noi abbiamo avuto sperimentare e giocare con Mao, e i ragazzi sono molto contenti, come è dimostrato stasera. Questa sinfonia l'hanno preparata in poco meno di 2 settimane, forse anche meno. D'accordo, allora adesso cominciamo con la presentazione, invito il dottore Palermo e poi potete accomodare, grazie. Il libro che stasera presentiamo, che è appunto La Bestia, sottotitolo Dai misteri tale ai poteri massonici che dirigono il nuovo ordine mondiale. E a proposito dico che non abbiamo fatto in tempo a ordinare i libri, però vi prego, chiunque volesse acquistare il libro, di farmelo sapere, quindi stasera faremo magari una lista. La Città Invisibile ha la sede qua vicino, se volete vi porterò io stessa dei volumi per acquistarlo. Questo libro non è solo un libro inchiesta, è una vera e propria rivoluzione, un atto di dichiarazione di guerra ai poteri occulti e alle logge, alle loro massoniche manovre, che determinano appunto assetti politici e sociali dell'Italia tutta. Questa storia è tutta da scrivere ancora. La sfida a colpi di verità che il dottore Palermo ha lanciato non può e non deve essere solitaria. Noi cittadini questa volta appunto vogliamo proteggere questo giudice. Come? Intanto impegnandoci a diffondere ovunque le sue inchieste, quelle che sono appunto contenute in questo libro, e la conoscenza di questi fatti, la loro matrice. Per questo solamente non ci limitiamo a ringraziarlo, ma vogliamo dedicare a lui la nostra attenzione e siamo concentrati da molto tempo a seguire le cose che lui propone attraverso il suo sito, che è appunto carlopalermo.net, mi pare. Chioccio.net, sì. Ed è importante perché in questo sito troverete, chi vuole andare a consultarlo, tutti i documenti che lui ha trovato negli scaffali di varie perquisizioni che la giunta fece, ma anche delle notizie importanti e nuove di cui appunto stasera poi lui ci dirà. Che cosa è accaduto dopo l'uscita di questo libro e dopo che noi abbiamo incontrato Carlo Palermo per la presentazione a Catania e a Calatabiano, il dottore Palermo ha compiuto un viaggio importantissimo in Vietnam. E ora sarà proprio lui che ci spiegherà, intanto ci parlerà del suo libro, ma anche ci spiegherà meglio che cosa ha scoperto in Vietnam e perché è andato in Vietnam. Quali sono i nessi tra l'Italia e il Vietnam? Lascio a lui la parola e grazie a voi. Io ringrazio Alta, che è sempre molto affettuosa e premurosa nel accogliermi e nel prepararmi bellissimi incontri. Ringrazio in particolare il sindaco, ha reso possibile effettuare questo incontro, e ringrazio anche quei ragazzi che hanno suonato per noi quella musica bellissima che è stata resa ancora più bella proprio da loro appassionata esecuzione. Dunque, fare tutto quello e raccontare tutto quello che mi è stato chiesto non è possibile, perché dovrei cominciare a parlare adesso, non lo so, forse domani, ecco, perché
In realtà quello che è scritto in questo libro è frutto di 4 anni della mia vita, in questi 4 anni sono serviti a me per capire ciò che per la prima volta nel 2014, pensate un po', sono riuscito a comprendere dopo 50 anni quasi, da quando era iniziata questa lunga storia, perché in realtà mi è stato anticipato, mi è stato detto che l'attentato che io ho subito è stato nell'85, però come magistrato io ho iniziato molto tempo prima, perché ho iniziato semplicemente nel 74. Quindi non è che mi è stata data molta possibilità di lavorare come magistrato. E quando purtroppo avvenne l'attentato, io avevo 37 anni. E quindi quell'evento ha come diviso in due la mia vita, perché c'è stata una prima vita come magistrato e una seconda vita che ho vissuto successivamente. Però quell'inchiesta in realtà era nata tra il 79 e l'80, 79, pensate che siamo nel 2019, sono praticamente 40 anni. Quella indagine è nata nel 79 e ha rappresentato il primo processo che mi venne assegnato a Trento come giudice istruttore al tribunale. Il primo processo. Sono passati 40 anni e ancora io mi ritrovo sulle stesse carte. Pensate un po'. E la difficoltà che per me ha rappresentato studiare su quelle carte è data dal fatto che costituì una occasione unica, per me irripetibile, ma irripetibile per qualsiasi altra persona, perché iniziò con un fascicoletto di 30 pagine, di 40 pagine, dove c'erano tutti i grafici, dove erano rappresentati quasi tutti i paesi del mondo, perché già allora era individuato quello che doveva essere il modo di distribuire. A quell'ora esisteva soltanto la morfina e l'eroina, cioè quella che veniva prodotta dal Medio Oriente, dalla Siria, Libano, i paesi anche dell'estremo Oriente. Poi si è aggiunta negli anni 80 la cocaina, fino al periodo anteriore agli anni 80 era semplicemente erano i grafici di eroina. Ecco, e all'inizio non c'era niente, c'era un unico indiziato che gli è stato detto di nome, si chiamava Carlo Cofre, perché il Trentino venne scelto come luogo per conservare sottoterra, in bidoni nascosti sottoterra,
la droga, la morfina base, l'eroina pura che veniva importata da questi paesi. E poi questa droga veniva trasportata dal Trentino, che era l'isola felice dove nessuno avrebbe cercato, indagato, perché una regione benestante e tranquilla, cioè senza criminalità organizzata, e veniva da lì poi trasferita alla Sicilia e quindi raffinata, e quindi quella raffinata poi ritornava in Italia al nord, oppure in Europa, oppure negli Stati Uniti. Ecco, questo circuito, questa era già tutto disegnato, mancavano i nomi, e allora io dal 1980 fino al 1984, appunto, fui giudice istruttore a Trento. Giudice istruttore è una carica che oggi non la sentite più nominare perché è stato tolto di mezzo, perché dato che ci furono, sulla base delle norme che erano previste in passato e che erano vecchie, rimontavano il fascismo, però erano scritte bene, c'era la figura del giudice istruttore. Il giudice istruttore faceva parte del tribunale e aveva un potere che oggi non hanno i pubblici ministeri. I pubblici ministeri che voi sentite, le procure oggi, hanno dei tempi molto brevi per fare le indagini, un anno, poi può essere prorogato, due anni, però poi dopo le indagini devono essere chiuse, perché alla fine degli anni Ottanta il nostro codice appunto venne modificato seguendo un modello, quello americano. In realtà venne modificato perché questa figura del giudice istruttore aveva prodotto alcuni giudici, tra i quali c'ero io, c'era Giovanni Falcone, ma ce n'erano anche alcuni altri, non eravamo in tanti, eravamo 4-5 in Italia, però siamo stati dei rompiscatole, perché i giudici istruttori potevano continuare le indagini praticamente a vita. Cioè, quando si raccoglievano le prove nei confronti di un gruppo di imputati, si faceva una sentenza e un'ordinanza, si separavano gli atti per quel gruppo di imputati e si rinviava il giudizio. Loro venivano processati e le carte rimanevano lì, e quindi si poteva continuare a indagare sulla organizzazione criminale di cui ci si occupava. Ecco perché io a Trento, Giovanni Falcone a Palermo e qualche altro ha avuto l'occasione, la possibilità in quell'epoca di fare delle istruttorie, delle indagini complesse. Perché? Perché c'era uno strumento che dava la possibilità di impadronirsi realmente della materia, dell'organizzazione criminale. E allora non deve far meraviglia che a un certo punto io da Trento e Giovanni Falcone, che c'era accanto a lui anche qualche altro magistrato, però poi sono cambiati, ma lui invece è rimasto lo stesso, ci siamo incontrati. Ma perché? Perché l'organizzazione non poteva che essere la stessa, perché quando si sale su dallo spaccio e si sale verso gli organizzatori, è evidente che l'organizzazione deve essere sempre la stessa. E quindi l'organizzazione era quella della importazione. Io mi occupai dell'importazione della droga e lui si occupò della raffinazione. Vennero scoperti dei laboratori
vicino Palermo, e delle ulteriori fasi, cioè quelle dei contatti con Cosa Nostra negli Stati Uniti, il clan dei marsigliesi in Francia e così via, la distribuzione in Europa. E quindi per forza si dovevano incrociare. Più complicata però spiegazione di tutto era in realtà il raccordo tra Trento e Trapani. Sembra una cosa incredibile, sembra quasi che la storia sia stata vissuta da alcuni personaggi come secondo un destino, e perché in realtà questi raccordi erano presenti subito, perché vi ho fatto solo un nome, che era stato anticipato l'altro, un nome di Trento, poi è morto pure subito, è stato tolto di mezzo subito così. Però quel trentino che si chiamava Carlo Kofler risultò subito in contatto con un personaggio di Trapani che si chiamava Leonardo Crini. E perché? La prova fu una cartolina mandata da Leonardo Crini a Kofler, e da quello sono originate le indagini, e poi l'hanno tolto di mezzo a lui proprio mentre si sviluppavano quelle indagini, e l'hanno ammazzato, e io sono andato a finire lì. Mi sembra mai possibile? È possibile quello che vi dico. A Trento io, indagando sugli imputati, sono andato a sequestrare proprio delle carte che riguardavano Trapani, e ho capito la storia nel 2014, dopo 40 anni. Ecco, e quindi certi collegamenti, certe funzioni svolte dai vari personaggi e certe carte e documenti sono riuscito a comprenderle solo dopo che è passato tanto tempo. Ma perché? Perché tutte le vicende della nostra storia, quella che noi magistrati abbiamo cercato piano piano sempre di risalire, no? Sempre verso l'alto, per capire sopra chi ci sta, sopra chi ci sta. E in Sicilia si usa dire che la mafia sta sopra tutto, ma non è vero per niente. È vero in un'ottica territoriale, in un'ottica limitata, ma non esiste un luogo che costituisca un'isola staccata dal resto del mondo. È tutto collegato, è tutto connesso, ma lo era già negli anni 50, lo era già dall'epoca della guerra, lo era precedentemente, perché gli interessi sono sempre tutti collegati, tutti interconnessi. Ecco, e quindi sono serviti però 40 anni per capire quei fili che non potevano essere compresi, perché vi erano dei fatti sottoposti a segreto di Stato, e quei fatti sottoposti a segreto di Stato all'epoca in cui io, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Ciaccio Montalto e tanti magistrati che sono stati uccisi nel periodo del terrorismo, delle Brigate Rosse, degli atti eversivi che ci sono stati tra gli anni 60 e gli anni 80, perché anche in quel periodo sono stati uccisi magistrati, altri magistrati. Ecco, anche per loro vi erano dei fatti sottoposti al segreto di Stato che quasi tutti ancora sono sottoposti al segreto di Stato. Quei segreti
ancora non li conosciamo, alcuni ne sono emersi, di alcuni ci è stato detto qualcosa, ma chi ha parlato, chi ha raccontato queste cose, ha fatto una brutta fine. E chi è che ha parlato? Ha detto qualcosa a un uomo che negli anni 70 fu un politico aperto a una possibile intesa con il Partito Comunista e venne sequestrato e poi ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. E lui rivelò uno di questi segreti, il primo segreto, che era stato siglato, si era formato questo segreto quando i terroristi palestinesi, la Palestina sapete dov'è, è un paese che ha creato problemi da dopo la guerra fino ad oggi, è un paese di arabi, però non è che siano musulmani tutti appartenenti allo stesso gruppo, sono arabi di diversa composizione, però questa componente della Palestina in particolare ha creato problemi dal dopoguerra. Perché? Perché alla fine della guerra, quando diciamo sono avvenute le spartizioni del mondo tra i paesi che hanno vinto la guerra, tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, venne creato lo Stato di Israele, perché gli ebrei erano stati perseguitati durante la guerra, venne creato lo Stato di Israele e i palestinesi che si trovavano in quel territorio sono stati allontanati, sono stati buttati fuori. E quindi si è creata la questione palestinese, che è una questione che è ancora presente tutt'oggi e che è una di quelle questioni che serve per mantenere gli equilibri nel mondo, è una zona che serve per mantenere sempre in allarme tutti i paesi. Ecco, e allora che cosa accade? Che i palestinesi facevano attentati per far presente la loro questione e ottenevano da alcuni paesi degli accordi con i governi per operare tranquilli, cioè gli accordi vennero fatti in particolare con l'Italia e con l'Italia quindi venne stipulato un patto per effetto del quale i palestinesi non avrebbero fatto più attentati in Italia, però veniva concessa la possibilità di compiere quello che volevano in Italia. Quindi avevano una sorta di impunità in Italia, ricevendo in cambio la possibilità di operare indisturbati in Italia. E che cosa facevano? I traffici di stupefacenti e di armi. Capire questo a me è stato possibile nel 2014. E guardate, vi parlo di qualche cosa che non è conosciuta nemmeno dai magistrati più esperti che stanno oggi negli uffici giudiziari della Procura di Caltanissetta o della Procura di Roma, perché sono dei raccordi, sono dei collegamenti che sono stati coperti e segreti da allora fino ad oggi,
E se io sono riuscito a capirlo, a capirne qualcosa, è perché io ci misi le mani nella mia inchiesta e ho riconosciuto due di questi soltanto nel 2014, perché era presente negli atti della mia inchiesta del 1980. Pensate un po'. E allora, prendendo in mano e riguardando, allora sono ricominciate per me le indagini, ricominciato a 35 anni di distanza dai fatti, per me è cominciata un'altra indagine, purtroppo senza più i poteri del giudice, per riguardare tutto da capo. E allora ho trovato quei collegamenti che mancavano, perché non aveva capito nessuno, perché erano nascosti. E allora guardando ho visto i nomi e ho visto i ruoli, ho visto quello che è accaduto dopo, e allora ho capito quel significato che era tenuto nascosto nelle carte che avevo avuto sotto il naso per 35 anni. E così ho impiegato gli altri 4 anni a cercare, fino a che a un certo punto ho detto basta, quello che ho trovato è meglio che lo dico, perché altrimenti non lo dico più. E quindi è uscito questo libro nel 2018, l'ho finito praticamente nel mese di agosto del 2018, continuando a fare una scoperta dopo l'altra fino agli ultimi giorni, perché ormai è come se abbia delle lenti che mi fanno vedere cose che prima non vedevo, sono chiavi di lettura e non ce la faccio più, perché arrivi a guardare delle cose che richiedono degli approfondimenti che non sono più in grado di fare, ma nemmeno come magistrato riuscirebbero a farlo, perché non riguarda più nemmeno la Sicilia, l'Italia, riguarda quelle che possono essere le ombre, i legami internazionali, quelle cose che purtroppo sono dietro di noi e che per poterle capire servirebbe un piccolo esercito di Carlo Palermo sparsi qua e là con la voglia di svolgere queste indagini. È necessario guardare un po' dappertutto. E allora badate bene, guardate che cosa, perché se io vi dovessi spiegare tutti i nomi che sono là dentro, vi ripeto, non sarebbe possibile, è complicato. Lo si può fare piano piano, casomai con il libro in mano, e con un aiuto ogni tanto per le spiegazioni più complesse. Ho finito il libro e ho detto, ma che cosa faccio? Ne inizio a scrivere un altro sulle cose che adesso sono in grado di capire? E allora mi sono posto il problema, avrò il tempo più di scrivere quello che scopro, quello che oggi posso, che cosa mi metto a fare? Allora mi è venuto in mente di continuare questa ricerca che oggi mi è possibile fare andando sul posto, andando sui luoghi, cercando i riscontri da una parte o dall'altra. E non è vero che sia andato subito in Vietnam, non è vero. Il primo luogo dove sono andato è a Parigi, dove non è un caso guardate che ci siano così tanti conflitti di cui voi sentite parlare tra
tra l'Italia e la Francia. Guardate che la Francia non è un paese dolce e caro, e non è così ininfluente sui fatti che avvengono nell'Europa e nel mondo. Tenete presente che nel 1968, credo che qui poche siano le persone avanti con l'età in grado di ricordarlo, ma ci fu il periodo, quel periodo viene ricordato con un aggettivo, i sessantottini. Chi erano i sessantottini? Quelli che hanno vissuto il periodo universitario nell'anno del 68. Io nel 68 ero al terzo anno di giurisprudenza a Roma, alla Sapienza, e quindi sono un sessantottino. Ecco, che cosa accadde nel 68? Nel 68 accadde a Parigi esattamente quello che, guardate, io ve lo dico perché vedo questo parallelismo, ve l'ho detto però che accada come quell'epoca, me lo auguro. Nel 68 iniziò esattamente come sta accadendo adesso. Vi furono delle proteste di lavoratori e di studenti che cominciarono a scendere nelle piazze per protestare. A quell'epoca era per altri motivi, però in fin dei conti sempre per i discorsi del lavoro, dei soldi, ecco, però in quel periodo ci furono degli argomenti che andavano ancora prima, era per le libertà, per le libertà di espressione, per la sinistra che veniva compressa, perché non è che il comunismo era solo in Italia che veniva combattuto, diciamo, dall'imperialismo americano, era dappertutto qui in Europa che era così. E lì in Francia furono, è proprio lì che sono nate le prime battaglie in piazza per rivendicare i diritti dei lavoratori, i diritti all'uguaglianza, i diritti al lavoro, le libertà sessuali, i problemi sulla tolleranza, i problemi sull'aborto. Tutti questi problemi costituirono oggetto delle proteste studentesche che vi furono nella primavera estate del 68 a Parigi e avvennero subito dopo in Italia. E subito dopo nacque il terrorismo, perché quelle questioni che non potevano essere discusse in Parlamento crearono i movimenti extraparlamentari e si arrivò al terrorismo, al terrorismo in Francia, al terrorismo in Italia e a tutto quello che ne seguì. Quando io ho ultimato il libro, e sono ritornato indietro nel tempo per ricostruire la nostra storia, e il primo luogo dove sono andato è stato esattamente andare a Parigi, perché che cosa avevo scoperto recentemente? I collegamenti con la massoneria che sono presenti a Parigi nel nuovo museo del Louvre, che è stato realizzato in Francia ed è stato aperto nell'aprile del 1989. Guardate come i fatti storici dei quali vi parlo si avvicinano ai fatti criminali.
dell'aprile del 1989. Che cosa è accaduto nel 1989 in Italia? Guardiamo un attimo l'anno prima. Che cosa è accaduto in Europa nel 1988? Nel 1988 è già cominciato ad avvenire qualcosa che è noto qua attorno. A Trapani è stato ucciso proprio lo Stato. E già lì si parla di traffici di armi. E nell'89, a giugno, a Palermo, avviene l'attentato alla Dama. Qualche mese dopo, il presidente Andreotti dichiara l'esistenza della struttura Stay Behind, quei servizi segreti che quell'apparato dei servizi segreti americani che in Europa doveva combattere l'Unione Sovietica se avesse invaso l'Europa e l'Italia, ma che dato che l'Unione Sovietica non ha invaso l'Europa e l'Italia, è stata un apparato, una struttura che è servita a combattere il comunismo e quindi ha impedito che cosa? Ha impedito che in Italia il Partito Comunista andasse al governo, perché se fosse andato al governo avrebbe avuto la possibilità di essere posta a conoscenza degli apparati RAI, degli apparati della struttura Stay Behind, che era contro il comunismo e contro l'Unione Sovietica, dato che non poteva venire a conoscenza, conseguentemente da dopo la guerra gli apparati Stay Behind sono stati sempre sotto segreto, fino al momento in cui nel 1989 il presidente del Consiglio Andreotti ha dichiarato che esisteva questa apparato, e questo è stato un altro segreto che è stato rivelato. Il primo segreto l'ha rivelato Aldo Moro nella sua prigionia 10 anni prima, e ha fatto una brutta fine, ma una brutta fine perché era stato filo arabo, perché aveva fatto un patto con i palestinesi, ed era un patto con quei palestinesi che erano di ideologia comunista, cioè praticamente Aldo Moro aveva anticipato o cercato di anticipare quell'alleanza che non gli fu consentita di realizzare in Italia, perché poi fu ammazzato dopo essere stato sequestrato. Andreotti rivelò l'esistenza del patto Stay Behind perché dietro c'aveva i magistrati che salendo avevano scoperto che c'erano questi servizi segreti che non si capiva chi fossero, e quindi a un certo punto, per fare bella figura e per staccarsi dall'influenza dell'America, perché nel frattempo era avvenuto il crollo del muro di Berlino, perché è quella la radice, nel 88 il crollo del muro di Berlino, la disintegrazione dell'Unione Sovietica, e quindi la possibilità teorica di dire che c'era l'apparato Stay Behind. Voleva dire come però staccarsi dall'alleato che ci governava, e quindi pure Andreotti cadde in disgrazia quando tra il 91 e il 92 si maturano i tempi per la fine della Prima Repubblica. Quando finisco il libro, i primi luoghi dove vado
sono proprio a Parigi e nei luoghi della NATO. Perché? E cioè Bruxelles, Liegi, Amsterdam, quei luoghi nei quali praticamente si è creata, si sono creati, coltivati gli apparati della Unione Europea che tanto oggi ci sta molestando. Ebbene, anche in quel luogo, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Liegi, sono i luoghi che racchiudono i segreti e i collegamenti massonici che ci governano oggi. Questa è la realtà. Quindi io, ultimata la scrittura del libro, sono andato fuori per cercare fuori i riscontri con quello che alla fine avevo capito e scoperto dopo 40 anni di ricerche sulla criminalità e avendo in mano una lente. Poi sono andato nel Vietnam e ve lo spiegherò in poche parole perché è importante questo collegamento. Perché è collegato proprio a questo titolo, vedete, la bestia. È un fatto che è per l'ennesima volta coperta da segreto di Stato. Ed è avvenuta questa volta più recentemente, nel gennaio del 1991. Perché si sanno, si conoscono le vicende di Giovanni Falcone, però la vicenda che riguarda l'arabo che venne arrestato nel gennaio del 1991 non si conoscono, la potete trovare comunque descritta nel sito e anche su Facebook sono pubblicate queste storie. Ecco, a quello che vi racconto in modo molto semplice, sono pervenuto, sempre avendo in mano quella lente che oggi ho sugli arabi e sui palestinesi, un giorno in cui, sempre in epoca più recente, riguardo le carte di Giovanni Falcone, perché io sono stato avvocato difensore nella strage di Capaci, avvocato difensore della famiglia dell'agente Schifani, in quanto ci fu un agente, l'agente di scorta che saltò in aria nella lettura della scorta di Giovanni Falcone. E nel processo, io rappresentando quella famiglia, io mi ero fissato sui rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti e dato che c'era un collega americano di Giovanni Falcone, si chiamava Charles Rose e era a New York il magistrato con cui Giovanni Falcone risultava in contatto e quindi dato che si parlò del processo dell'ultima volta in cui Giovanni Falcone è stato negli Stati Uniti e allora venne interrogato questo magistrato, venne interrogato e in particolare pensate un po' che in quell'anno, nel 92, andai pure io negli Stati Uniti per parlare con questo magistrato, perché c'era puzza di qualche cosa di nascosto, insomma, non l'ho trovato allora. Invece in quest'ultima tornata, in quest'ultima riguardata che ho fatto di quelle carte, leggendo l'interrogatorio, dico per la verità che la maggiore attenzione è
stata subito richiamata. Perché? Perché quando ho ripreso in mano l'interrogatorio di questo Rose, di questo giudice Rose, ho visto che partecipava all'interrogatorio una persona che oggi è più famosa dell'epoca e si chiamava Arnaldo La Barbera, e cioè quell'investigatore che ha, diciamo, depistato le indagini sulla strage di Via D'Avenio. Ma me ne sono accorto adesso, ci ho prestato attenzione, perché è avvenuto questo, ma io già a Trento questo nome lo conoscevo bene. Perché? Perché aveva già tentato di depistare le indagini dell'istruttoria di Trento davanti a me. E io, pensate, nel 1980, all'inizio della mia istruttoria a Trento, me lo chiamai e lo stavo arrestando a lui e a tutti e a quattro persone del suo gruppo investigativo. Perché a Venezia, dove lui si trovava, fece un verbale di sequestro della droga avvenuta in Trentino, scrivendo così: la droga è stata sequestrata, ma non si può dire il nome della fonte perché la si metterebbe in pericolo. Un cavolo! Perché, dato che è stata trovata a 3 metri di profondità dentro un bidone, non era possibile che fosse una fonte, doveva essere che ce l'aveva messa. E dato che io avevo il sospetto che fosse uno dei miei imputati, nei confronti del quale un turco di alto livello della mafia turca, che però era stato trovato in possesso di briciole, quindi sarebbe stato messo fuori dal carcere, dato che però era amico del Kofler, amico stretto del Kofler, io dicevo: ma se la droga è stata messa, e beh, allora la droga cambia tutto, no? Solo che loro lo fecero uscire dal carcere di nascosto e lo portarono sul posto, fecero trovare la droga, però in premio lui avrebbe dovuto avere la libertà. E Arnaldo La Barbera si sarebbe preso i meriti, il processo sarebbe stato chiuso e Alfred Amici sarebbe stato subito messo in libertà. Io sono stato un po' più palle, l'ho chiamato, ho minacciato di arrestarlo e lui e poi dopo tutti e quattro quelli che avevano firmato il verbale hanno riconosciuto che lo hanno portato fuori dal carcere e era Aslan Nimi. E così mi sono incominciato a fare nemici, perché lui era investigatore, ma lavorava pure per il SIST, e gli imputati hanno incominciato a capire che i miei mezzi non erano dei mezzi di scambio, era un'indagine nella quale veniva arrestato. È così che iniziò la mia inchiesta e incominciai a rompere le scatole. Ecco, ritorniamo. Arnaldo La Barbera, quindi già nel mio processo aveva alterato le indagini senza riuscirci, però tutto passato in silenzio, anche se io l'ho denunciato Venezia, perché era a Trieste, perché erano per atti compiuti anche da magistrato, perché era a conoscenza anche il magistrato di Venezia che l'aveva fatto uscire dal carcere, altrimenti non sarebbe potuto uscire quella persona dal carcere. Però venne messo a tacere tutto questo episodio. Quando sono andato a rileggere quell'atto dell'interrogatorio,
nell'interrogatorio del giudice Rosso, mi compare il nome, perché Rosso a un certo punto dice: è l'ultimo fascicolo trattato da Giovanni Falcone con me riguarda, e dice un nome tutto attaccato a Juari, l'arabo al Juari. E nel processo di Capaci nessuno ci ha badato, però guardando quello che era scritto in quel verbale, sta scritto al Juari che venne estradato da Giovanni Falcone. Allora io dico, puoi vedere che, come è capitato a me, che non ho capito niente per 40 anni, anche a Giovanni Falcone nel 1991-92, ma come poteva capire se questa questione dei palestinesi è stata, è emersa soltanto nel 2008, nel 2010, perché Cossiga ne ha parlato poco prima di morire, ha detto: ah, c'è stato il nono volo, noi abbiamo avuto questo segreto di Stato di cui è cominciato a parlare. E io ci ho pensato sopra, fino a che ho fatto i collegamenti e li ho trovati nella mia inchiesta, e Giovanni Falcone che ne poteva sapere? Estradato da Giovanni Falcone, nessuno ne poteva sapere. Allora mi sono messo a cercare gli atti, ma in Italia non esistono, non esiste, è come se Giovanni Falcone non abbia fatto niente. La sua scrivania è stata trovata pulita, il suo ufficio è stato trovato pulito. Nessuno, con tutto che tutti dicono di essere stati in contatto con Giovanni Falcone, nessuno sa che Giovanni Falcone ha fatto questa pratica. E allora, mi metto a cercare, dato che è stato estradato dove? L'ha detto il giudice Rosso, è stato estradato a New York, allora mi metto a cercare dalla parte di New York. Cristina, accendi il riflettore. È già pronto. E allora prendi l'atto che riguarda. Allora, trovo, guardate, l'atto dovrebbe essere del 2015. Oddio, la mia sigaretta elettronica. Allora, guardate un po', è scritto in inglese, però leggete del 2015. Io lo so a memoria e quindi chiedo semplicemente di seguire quello che dico. Chi è che parla? Si chiama Peter Secchia. Peter Secchia era l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia dal 1991, cioè il periodo in cui è stato eletto Bush Senior presidente degli Stati Uniti, era capo del governo, nel gennaio del 91, vi ricordo, ci fu l'invasione dell'Iraq, alla quale partecipò per la prima volta anche l'Italia, venne autorizzata dall'ONU, ma fu la prima volta che l'Occidente invase un paese dell'Oriente, invase dopo averlo bombardato e distrutto con le bombe, con i residui nucleari, cioè utilizzando i metodi che hanno reso quella popolazione monca, e gli stessi propri veterani di guerra che hanno partecipato a quell'operazione sono rimasti colpiti dalle leucemie,
dai tumori per aver partecipato a quella guerra che ha sterminato il paese, per cercare che cosa? Per cercare le tracce delle bombe atomiche che non c'aveva, ma era per questioni del petrolio e per creare l'avversario che serviva dopo il comunismo. Questa è la semplice realtà, perché era crollato il muro di Berlino, il comunismo non era più pericoloso, e allora gli Stati Uniti contro chi avrebbero dovuto fare la guerra in futuro e per governare nel mondo? Serviva crearsi l'avversario. E allora che cosa è avvenuto? L'avversario è stato creato facendo la guerra all'Iraq, e il primo giorno della guerra che cosa avviene? Vengono, badate un po', come quello che io vi ho raccontato prima diventa azione e spiegazione. Il 14 gennaio del 1991 vengono uccisi in Tunisia due terroristi palestinesi. Vi dico i nomi, ma non vi dicono niente. Ve li dico lo stesso. Abuol e Abu Ayad. Si tratta di terroristi che erano conosciuti da noi dal 1970. Terroristi che mettevano le bombe sopra gli aerei, che hanno fatto vittime, conosciuti, ma tutti quanti non imputati, sono arrivati fino al 1991 nascosti. Se venivano in Italia erano protetti, perché non avvengono per caso dei fatti in alcuni paesi oggi e in altri no, è perché noi abbiamo fatto determinati patti. Quel patto di chi avevo parlato di Aldo Moro e dell'Olo Moro, ecco, quei due tizi che vengono uccisi quel giorno sono quelli che avevano fatto il Lodo Moro, erano garanti e quindi erano protetti. Ma gli americani, dato che queste cose non facevano piacere agli americani, quando hanno fatto l'invasione dell'Iraq, i primi che hanno ammazzato sono stati i tunisi, quelli che facevano gli accordi, e quindi hanno ammazzato a loro, dando una botta trasversale all'Italia che con loro aveva fatto i patti, perché i patti significava anche patti sotterranei, perché fare l'accordo voleva dire poi farci gli affari insieme. E il giorno dopo che cosa avviene? Che un loro compagno cerca di raggiungere i luoghi di Tunisi per partecipare ai funerali, viene arrestato a Roma, è il giorno 16 gennaio, non lo saprete da nessun giornale, perché era un'operazione di Stato, perché quella persona serviva, era un terrorista tanto conosciuto che 20 anni prima, nel 1973, aveva fatto insieme tre autobombe contemporaneamente per far saltare Golda Meir, cioè il capo del governo israeliano, che doveva andare negli Stati Uniti. Ne fece tre insieme, affittando tre macchine, mettendoci gli esplosivi, doveva passare qui e qui. E ne mise tre. Venne scoperto da chi? Dai servizi NSA, quelli satellitari, che già allora vi erano, e quindi non vennero fatto saltare. Io credo che era d'accordo con i servizi americani, però non ho le prove.
si è che questo albo, che si chiamava, come è scritto nell'interrogatorio, Al-Jubari, ma c'aveva il suo nome di battaglia, era Al-Iraqi, perché veniva proprio dall'Iraq, cioè praticamente proveniva dal paese che doveva essere invaso il giorno nella notte del 15, perché la notte del 15, 14 notte vengono ammazzati i primi due, la notte del 15 scade l'ultimatum degli Stati Uniti e il 16 viene arrestato a Roma in segreto questo Al-Jubari, che sarà estradato dall'Italia da Giovanni Falcone e dai superiori con una decisione, dopo una decisione della Corte di Cassazione presieduta da Corrado Carnevale, personaggio anche conosciuto. Ma guarda caso, questo episodio, anche se Corrado Carnevale venne imputato e poi assolto, di questo episodio non ne sa niente nessuno, però abbiamo Corrado Carnevale e dentro ci sta pure Corrado Valente, che è l'altro presidente che aveva qualche giorno prima fatto la sentenza nel maxi processo, quello su Giovanni Falcone. In questa decisione che riguarda Al-Jubari, estradata da Giovanni Falcone, ci sta pure lui. Tutto segreto. Allora, perché vi faccio vedere questo portale? Perché questo arabo invece poi parla l'ambasciatore degli Stati Uniti, perché racconta la grande attività eroica svolta da lui in Italia nel 91-92, perché in America invece si può parlare di Al-Jubari, perché Al-Jubari ha la sua storia negli Stati Uniti, perché dopo che è stato estradato da Giovanni Falcone, Al-Jubari, che era con i palestinesi, è servito a che cosa? A portare l'integralismo islamico, i suoi compagni, a New York. Quindi appena è iniziato il processo contro di lui a New York, hanno fatto saltare le due torri nell'aprile del 93, causando pochi morti, perché l'esplosivo andò verso il basso invece verso l'alto, che verso l'alto, cosa che avvenne invece nel 2001. Ma quell'episodio è avvenuto 3 giorni dopo che avevano formato la giuria per giudicarlo, cioè è servito proprio a portare i suoi amici lì e quindi a far avvenire quello che poi è avvenuto dopo. Quindi prima c'è stata la guerra, che diciamo ha provocato la reazione in tutti gli altri, li ha fatti diventare integralisti. Prima erano i palestinesi, poi sono diventati tutti, perché sono state colpite tutte le famiglie. Però serviva un arabo a New York per farlo vedere agli americani, per dire così: guardate, noi abbiamo preso uno che ha messo le autobombe nel 73, guardate come siamo stati bravi. E gli hanno fatto vedere per giustificare, vedete, perché noi li catturiamo pure 20 anni dopo. E così hanno portato dall'altra parte del mare i suoi compagni, e che infatti sono arrivati, e in questo modo è stato creato il nemico ed è stato creato ciò che poi sarebbe maturato come nuovo equilibrio con l'attentato alle due torri del 2001. Ritorniamo indietro.
episodio di quell'estradizione parla Peter Secchia, amico di Giovanni Falcone, invitato all'ambasciata, perché loro ci debbono ottenere. E che cosa racconta? Guarda un pochettino, l'hai fatto vedere in inglese, metti la parte tradotta in italiano. Che cosa racconta? Che dato che appena venne arrestato questo arabo, i palestinesi minacciarono delle ritorsioni contro l'Italia, allora lui ricevette l'incarico da Bush e dalle altre autorità dei servizi segreti, il suo gabinetto, il suo i suoi aiutanti militari intervenirono sulle nostre autorità per ottenere questo arabo da estradare negli Stati Uniti. E vedete che questo Peter Secchia racconta di un incontro avvenuto nel novembre del 1991 a Roma, avvenuto tra lui, Bush Senior e le altre autorità che erano là lì presenti. Tra queste ci dovrebbe essere il nome Brent Scowcroft. Lo leggete? Fallo leggere, il subito dopo l'inizio della parte in italiano. Ecco, dove no, un po' più in alto, Brent, quello rosso, Brent, ecco, presente lì, ok? Leggete quella frase, ecco, perché quell'incontro, e rapportiamoci al passato, è nel novembre 91, e che cosa dice? Queste persone, stiamo parlando di un episodio avvenuto a Roma, John Bush Senior e le massime autorità dei servizi americani, era CIA, era grado, stiamo parlando della CIA, sono i capi della NSA, cioè quelli che guardano dall'alto, gli hanno chiesto che cosa? Ecco, adesso scendi a quelle righe più sotto, dice, in Italia per ottenere quell'estradizione c'erano 5 persone che contavano. Beh, noi dovevamo avere 3 voti su 5, 3 dovevano stare dalla parte nostra. E io ricevetti l'incarico di metterli sotto. E li hanno messi sotto uno dopo l'altro. Chi era? Primo e li nomina il Presidente della Repubblica. Chi era il Presidente della Repubblica? Cossiga. Poi nomina il secondo, il Presidente del Consiglio. Chi era il Presidente del Consiglio? Era Giulio Andreotti. Poi nomina il Ministro di Grazia e Giustizia. Chi era? Carlo Martelli, che era il superiore però appunto di Giovanni Falcone. Ecco perché sarebbe interessato Giovanni Falcone dell'estradizione. Poi c'era il ministro degli esteri, chi era? De Michelis, perché non ci poteva essere Craxi, perché aveva la coscienza sporca, quindi aspettava che uscissero, che uscisse il conto protezione, che poi uscì, infatti. E il quinto, puntini, il quinto era probabilmente Corrado Caldevale, perché era necessaria il parere favorevole dell'autorità giudiziaria e quindi della Corte di Cassazione. E li hanno messi uno sotto l'altro, per farli decidere sì,
Questa è stata una semplice interferenza avvenuta nel 1991 su un atto che poi è stato compiuto tradendo i palestinesi, perché l'Italia è stata costretta dagli americani a fare una cosa che aveva promesso di garantire i palestinesi. Quindi ha dovuto fare una cosa contro i patti. Naturalmente di tutti questi aspetti segreti nessuno ne poteva sapere niente, e quindi chi ha svolto quelle pratiche, Giovanni Falcone era noto per i suoi buoni rapporti con gli Stati Uniti, per le indagini contro la criminalità, ma di certo a lui non gli viene detto qua, perché questo è una cosa un po' delicata, perché se metti mano a queste cose sotto ne avvengono altre. Ma ritorniamo e seguiamo il discorso, perché questa vicenda è solo una delle componenti che esplodono nel 92. Perché? Perché quell'arabo non solo porta negli Stati Uniti l'integralismo islamico, ma questo imputato era famoso per l'esplosivo che veniva usato dai palestinesi e di cui pure lui in Europa è stato trovato in possesso. Era il Sentex, era l'esperto di autobombe al Sentex. Beh, guarda caso, le autobombe di Via D'Amelio, della Dama, di Picciolungo, e nel dicembre del 1984 contro il treno 904 che venne fatto saltare nel tratto tra Firenze e Bologna, hanno la presenza di questo esplosivo su, ma senza spiegazione, perché le spiegazioni che sono state date in tutti questi episodi, tutti addebitati alla mafia, i rapporti con i palestinesi non esistono. E allora i servizi, pure però non ci stanno, perché è importante l'arabo. E che c'entra il Vietnam? Vietnam c'entra perché quel nome, Brent Scowcroft, che compare in Italia per ottenere nel 92 l'estradizione, e capo dei servizi NSA e CIA americani, era colui che aveva comandato negli anni tra il 65 e il 73 la guerra in Vietnam. Se cercate sopra il web questo nome, Brent Scowcroft, e mettete 2018 o 2019, è ancora vivente e fa consulenze per la NATO, continua a farle lui, e ormai l'organizzazione che, dato che è in politica da quegli anni, immaginate a che livello è. Lui in passato, all'epoca della mia inchiesta di Trento, era in società con Kissinger. Kissinger è dietro i rapporti con l'Italia, il tedesco Kissinger, perché era nato in Germania, erano in società per la vendita degli armamenti prodotti dalla Lockheed, e cioè gli aerei militari, gli aerei militari che costituiscono l'artefatto del
appena ciò che è avvenuto prima del sequestro Moro, che ci furono le tangenti versate al nostro governo, e Aldo Moro venne accusato di essere l'antilope, cioè il destinatario delle tangenti. Guardate come sono intrecciate le nostre vicende, a leggerle un po' a distanza, e allora si compongono piano piano tutti gli elementi, no? Ecco perché allora, dato che questo tizio è stato dietro le guerre, perché è quello che ha comandato, era a capo dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti, e allora, dato che il sistema è stato sempre lo stesso, e cioè qual era il manuale seguito dagli americani? Il sud contro il nord, cioè Vietnam, dopo la guerra servivano guerre, no? Per alimentare la contrapposizione imperialismo americano comunismo. Il nemico doveva essere sempre stuzzicato, perché allora c'è stato in Corea del Sud, Corea del Nord, guardatela, è ancora lì la questione, sempre viva, era viva in particolare all'epoca della mia inchiesta di Trento. Vietnam del Sud, Vietnam del Nord, Pakistan, praticamente di parte americana, Afghanistan, comunista, Iraq, occupato, cioè aiutato dagli americani per i sistemi di armamento contro l'Iraq. La loro tecnica è stata sempre quella di, dal basso, di controllare un paese per combattere l'altro. In Italia, alla fine della guerra, lo sbarco degli americani è avvenuto a Trapani si sono radicati in Sicilia, e Stay Behind Gladio è proprio quella struttura che è divisa in due. L'avanzata dell'Unione Sovietica doveva arrivare fino a Livorno, e poi infatti Livorno, cioè l'Emilia, infatti per quello era la regione rossa, no? E poi la parte del sud invece è stare dietro, e quella invece era quella degli americani. E questa è la storia, no? E allora, ecco, e guardate quello che vi ho riassunto, perché poi passiamo al Vietnam, fa scorrere questo atto alla fine. Prima la parte inglese, vi faccio vedere la parola, la fotografia è pedestrina, questo qua. Vai, scorri, vedi dove sta scritto, ecco, Al-Jubari NSA, vedi sta scritto NSA, sarebbe l'agenzia americana, scorri, dove ci deve essere scritta la parola water spartiacque, è stato uno spartiacque. Lui dice, adesso vai alla traduzione in italiano che è più facile, cioè praticamente dice così: arrestare Al-Jubari ha significato
vincere gli arabi. È stato uno spartiacque, sì, nel senso che ha aperto le acque per portare gli arabi nel proprio paese. E questa è stata la vittoria. Vai dalla parte italiana, dove fai leggere quella, si può leggere sia delle pressioni sulle nostre autorità e sia sullo spartiacque, è stato veramente prezioso, sembra quasi divertente. È stato, l'Italia è stata brava, è stata la prima, è stata l'unica, ma non dice che quell'unica operazione all'Italia è costata 92-93 e agli Stati Uniti e al mondo intero è costato il 2001 e tutto quello che è avvenuto. A lei però, come dire, serviva la versata. Questo è semplice, il mettere i piedi. E allora perché sono andati in Vietnam? Per vedere i loro metodi. E adesso vediamo in Vietnam i loro metodi. Perché? E qui purtroppo mi dispiace che non ho fatto l'atto, non ho fatto la copia dell'atto, ma tra le cose diciamo non guardate con la lente nel passato e scoperte soltanto un paio d'anni fa, che cosa io vado a trovare? Vado a trovare che in un documento, sempre di quelli non letti del passato, ecco, aspetti perché mi vengono tutte le notifiche, ecco. A un certo punto su un documento scritto a penna mi veniva indicato a un terzo livello, cioè a uno dei livelli più elevati criminali, i rappresentanti. A livello terziario abbiamo i rappresentanti di potenti e molto ufficiali. Sulla popolazione, perché
perché era contenuta in un diserbante e dato che il Vietnam in quella guerra, il Vietnam del Sud doveva essere americano e il Vietnam del Sud doveva fare la guerra al Vietnam del Nord comunista, e c'erano le foreste e i vietnamiti del Nord si difendevano troppo bene, e allora spargendo i diserbanti loro cosa ottenevano? Ottenevano che le erbe andavano bruciate, morivano e la popolazione rimaneva affamata. Questo è stato detto, ma avevano anche un altro effetto, quello di generare esseri deformi. Soltanto che gli americani non hanno mai voluto riconoscere queste responsabilità, dicendo che a quell'epoca loro non sapevano che avrebbero prodotto effetti sulla salute degli uomini. Io sono andato in Vietnam perché ci sono questi riferimenti di analogia e di soggetti che ci riconducono al passato e alla produzione di quegli stessi materiali che vennero usati in quella guerra. Cioè, perché noi abbiamo avuto una nostra parte di responsabilità come produttori della diossina. Ecco, a questo punto per un mese sono andato in Vietnam anche con una traduttrice, che è la signorina che sta lì, che mi ha accompagnato, e con la quale abbiamo fatto questi filmati, che non sono veramente pesanti da vedere e che descrivono la situazione di oggi, solo che qui stiamo parlando di cose che sono avvenute non nell'80, 40, 60 anni fa, cioè nelle generazioni dopo, perché fino ad oggi gli americani, sì, non solo diciamo non hanno riconosciuto le responsabilità di risarcire né loro e nemmeno i propri veterani che hanno preso le leucemie e i cancri per aver toccato questi agenti, ma non si sono mai sognati di bonificare le zone, perché almeno io dico tu hai fatto dei danni, ma almeno le bonifichi le zone, non gli vuoi dare danni, ma almeno gliele pulisci. Beh, siamo andati lì, del museo. Ecco, intanto qualche immagine del museo che racconta la storia, ma è breve, sono filmati brevissimi. Oppure posso venire di là? Sì, no, se un attimo lo fa. Può chiudere la luce? Thank you.
coppie. Nước thì nó bỏ vào dưới nước, dưới giếng của mình ăn này. Người thành dân không biết, lực lượng cách mạng cũng không biết. Mà khi mà phát hiện rồi thì nó đã giải ở trong này. Nhưng mà nó giải với cái mức độ này, không phải là giải nặng. Tức là giải cho anh mấy lần, từ từ rồi sẽ chết. Chứ không phải là giải giải anh cái liền. Anh cái liền anh chết nhiều. Nhưng mà giải giải anh từ từ có thể nhiều tháng. Anh ngấm vào trong cái, trong nước mắm coi này. Đấy, có này. Trong bột ngọt có này, trong đường có này. Allora adesso ti rendo conto che questo stato qui c'è un vai per lui. Non è che buttiamo subito, offre subito sulle cose per questa operazione, perché così sempre non è detto immediato, non è detto bene. Quindi io credo che facciamo. Creiamo questo sostante un vai per lui. E non è che ti dici il cibo, così che mangiare le persone nel cibo e alla fine. Così si va a fare una generazione a questa cosa. E che colore è? Ha detto che era rosso, arancione, cioè, tutti i colori per così si fa il cibo. Per non hanno quel modo. Cioè, sta spiegando, sta dicendo che non solo la loro uccisione avveniva attraverso l'agente Orange dall'alto buttando la diossina, ma parla di qualcos'altro, e cioè dell'uso di alcune pillole di polvere di tutti i colori degli alimenti, che venivano mescolate agli alimenti per avvelenare le persone piano piano nel tempo, perché non se ne sarebbero dovuto accorgere subito del fatto che ammazzavano, però insieme avrebbe avuto l'effetto di decimare tutti, non solo i vietnamiti del nord, ma anche quelli del sud. Cioè si trattò proprio di un'attività di sterminio. Ecco, questo è il fatto nuovo che viene raccontato. Vai avanti. Piatto dei cibi. Mettiamo proprio nella operazione. Quindi nei mercati. Sì, sì, vendiamo già le cose tutte contaminate. Quindi non è solo dall'alto con gli elicotteri contro la vegetazione, ma qual era l'effetto sulla popolazione? Cioè era fatto contro la popolazione per produrre che effetto? Per ammazzare, sì, per ammalare? Pian piano però è tutto il più possibile, questo che è stata una cosa usata del cibo. Anche le generazioni dopo. Ecco, ferma. Allora, che cosa, chi è questa persona che ho interrogato, quello di destra? È lui, è la stessa persona che vedete nella foto di sinistra. È importante questa foto perché dopo vedrete la prigione in cui lui venne arrestato. Venne arrestato proprio perché lui aveva scoperto questi traffici. Venne arrestato in un carcere che dopo
sarà fatto vedere, dal quale lui insieme con i compagni fece una galleria e è l'unico sopravvissuto tra quelli che vennero messi in carcere. Vai avanti. Questo è il carcere che siamo andati a visitare, dove è stata tutta ricostruita questa storia.
probabilmente l'unico che ancora è sopravvissuto. Chiedimi se lui conosceva i particolari sull'avvelenamento di cui ci ha raccontato lui, cioè quelli con le polverine e con le colorate.
fai vedere l'ultima immagine pure, poi dopo. In quell'altro. Sì. Noi abbiamo conosciuto tutti. Mi pare, no? Finito. Sua
immagini, le passeggiate con lì dove pure ho visto, perché sono stato in Italia su per lungo mare col cane pastore tedesco, questo ricordo di questo giovane magistrato che abbiamo avuto l'onore di aver avuto qui stasera, che un po' ha confermato, un po' ha aperto gli occhi su tanti discorsi che la nostra generazione ha fatto, hanno sulle vicende politiche, quelle reali, quelle vere dell'Italia. Io la ringrazio, è stata una bellissima serata, io sono stato veramente molto contento, non ho tantissime parole, grazie a nome di tutti, e ritenga, come dire, se ritenga invitato sempre in questa città, siamo molti, molto contenti e siamo anche orgogliosi di questa anteprima che ci ha voluto dare in regalo. Grazie ancora e tanti auguri per tutto il mondo. Seguiamo questo processo di indagine attraverso il sito, attraverso Facebook, ma soprattutto sosteniamolo e divulghiamolo come possiamo. Intanto vi invito qua a leggere il libro e a continuare, insomma, a seguire questo. Grazie.